l'ultima cosa che ci rimane è mostrarvi cosa succede quando l'insegnante decide di aprire le breakout room, ovvero quando lavoriamo in piccoli gruppi di due, di tre. Ecco qua, mi basta cliccare, Join Breakout Room. Ora, per un attimo sarò da solo. Eccomi qua, sono da solo, ma posso cliccare Ask for Help e chiamare il mio insegnante anche. Chiamo il mio insegnante perché ho un problema, perché non ho capito bene cosa fare. E eccola qua. È arrivata. Ciao, avevo un problema, non ho capito bene cosa devo fare? E l'insegnante me lo spiega. Quindi è molto importante il pulsante share che ho spiegato prima per le breakout room. Perché? Perché l'insegnante probabilmente ci ha assegnato un compito nelle breakout room che dobbiamo fare insieme in maniera collaborativa. E allora riclicco share, riapro il mio documento e insieme al mio compagno possiamo collaborare e guardate sempre annotate, possiamo collaborare e scrivere insieme su questo documento. Le patatine sono sempre fritte, caffè, come vedete, l'ha messo la mia collega, è amaro, il tè è freddo e i primi sono deliziosi. È il piatto leggero. Perfetto, abbiamo lavorato insieme. Come vedete, è abbastanza facile. Quando ho finito, stop share ed eccoci qua. A questo punto, quando abbiamo finito, qua. Ritorno alla sessione principale. Rieccomi con il mio insegnante. Non c'è altro da dire se non che quando la lezione termina, in genere lo fa l'insegnante, ma che se per qualsiasi ragione volessi terminare la lezione prima, per qualche impegno, mi basta schiacciare Leave Meeting in fondo a destra. È tutto, ci vediamo a lezione. Ciao!